Amici telespettatori, ben ritrovati dal TG7 edizione del Sud. Presentato a Reggio Calabria il libro Terra Venduta di Claudio Cordova, un'indagine svolta sul campo riguardante il traffico dei rifiuti in Calabria. Sentiamo. È stato presentato nel Palazzo della Provincia di Reggio Calabria il libro di Claudio Cordova, Terra Venduta, Così uccidono la Calabria, viaggio di un giovane reporter nei luoghi dei veleni, edito dalla Ruffa. Non è un libro sulla nave dei veleni, ha affermato l'autore nel corso della presentazione, è un libro che cerca di riannodare i fili sulla presunta presenza di scorie nel territorio calabrese e sui tanti focolai d'allarme riguardanti le patologie neoplastiche. Al tavolo dei lavori, coordinati da Maria Teresa D'Agostino dell'ufficio stampa La Russa, si sono alternati esponenti che a vario titolo hanno tracciato un quadro spesso drammatico sul traffico di rifiuti in Calabria, come la parlamentare Angela Napoli del PDL e il senatore Luigi De Sena del PD, entrambi membri della commissione parlamentare antimafia, i quali, oltre ad elogiare il lavoro di indagine svolto sul campo dal giovane autore, si sono soffermati sulla necessità di far luce sulle connessioni che stanno dietro il traffico di rifiuti in Calabria. Il tratto caratteristico del libro, infatti, è l'indagine svolta sul campo, con rilievi sui luoghi criminali ed un'attenta documentazione fotografica. Il libro gode del patrocinio morale del Forum Nazionale dei Giovani, movimento rappresentato dal delegato Andrea Jurato, che ha spiegato i motivi che hanno portato alla scelta di affiancare Cordova nella pubblicazione. Solo così potrà esserci un cambiamento. Il forum appoggia e appoggerà sempre giovani autori vogliosi e coraggiosi, ha detto Jurato. Un'indagine fatta sul campo con un grande impiego di sforzi e di tempo mediante l'utilizzo di tecniche come rilievi e sopralluoghi che sembrano appartenere al giornalismo di un tempo ma che vanno ad arricchire un filone, quello del giornalismo d'inchiesta, che giorno dopo giorno estende la propria bibliografia. Bene, il telegiornale termina qui. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.